Buonasera, siamo con il dottor Stefano Giordani, oncologo della ASL di Bologna e direttore scientifico dell'associazione Gli Onconauti, che ha appunto sede a Bologna. Buonasera, dottore. Buonasera. Volevamo parlare un po' di stili di vita e prevenzione. Certo. Le chiedevo se esiste uno stile di vita per proteggersi dal cancro. Questa è una domanda a cui rispondo volentieri perché da diversi anni numerosi studi hanno evidenziato con estrema chiarezza il ruolo protettivo che è uno stile di vita salutare. E quindi parliamo di un'alimentazione corretta, parliamo di un'attività fisica adeguata, parliamo anche di imparare a gestire i propri stati di stress mentali. Bene, il ruolo protettivo che tutte queste cose possono avere proprio contro i tumori. E il meccanismo generale che oggi si conosce in modo sufficientemente dettagliato nasce proprio dal fatto che ci sono alimenti che fanno bene e alimenti che fanno male, mi spiegherò meglio. Ogni cellula è sottoposta a stimoli che tendono a farla crescere, ad aumentare l'attività di proliferazione e a stimoli invece che vanno in senso contrario, che aumentano cioè la sua tendenza all'apoptosi, la morte cellulare programmata. Chiaramente il gioco consiste dal punto di vista protettivo nel togliere gli alimenti dannosi, quelli che tendono a dare uno stimolo proliferativo eccessivo e nel aumentare viceversa gli alimenti di tipo protettivo. E Quindi, banalmente, mi scusi, quali sono quelli che aiutano questo processo e che invece lo accelerano? fortunatamente, pur non essendo un dietologo, ma l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha da questo punto di vista emanato delle raccomandazioni molto precise. E quindi gli alimenti che vanno considerati in senso negativo, quindi quelli no, dal punto di vista di prevenzione oncologica, sono sicuramente le carni rosse, sono sicuramente i grassi di origine animale, quindi formaggi, strutto e quant'altro, sono sicuramente gli alcolici che hanno un ruolo che sempre di più si scopre come importante e al di là del singolo alimento è anche la composizione della dieta e quindi è assolutamente negativo avere un'alimentazione troppo calorica, quindi le calorie in eccesso sono una delle cause note del cancro legate al sovrappeso. E anche un'alimentazione che ha un eccesso di proteine, eccessivamente iperproteica, si è scoperto essere dannosa. E questo deve mettere in guardia molti da certi metodi, no? Che vengono proposti per dimagrire in fretta, che consistono nell'adottare una dieta esclusivamente proteica. È molto dannosa, molto pericolosa dal punto di vista della salute. Viceversa, gli alimenti protettivi, quindi quelli che possono aiutarci a non ammalare, che possono prevenire la malattia prima che questa si verifichi, sono sicuramente, come è noto, la verdura, la frutta, sicuramente il pesce, ecco, il pesce soprattutto nella dieta emiliano-romagnola non è così presente come sarebbe auspicabile, mentre lo è nella dieta mediterranea, che ha un ruolo protettivo. Le fibre, importantissime per la prevenzione, esempio, dei tumori del tratto digerente, del colon. E questi alimenti hanno un'attività antiossidante e hanno anche una capacità proprio di bloccare la crescita delle cellule tumorali in stadio iniziale. Molto interessante, anche la restrizione calorica funziona, senza pensare al digiuno, no, raccomandato da molti asceti, ma il fatto di limitare le calorie, quindi di abituarsi a non eccedere, ha un effetto assolutamente benefico, protettivo. Quindi mangiare bene, mangiare poco e fare anche attività fisica. L'attività fisica, modificando il metabolismo, ha un ruolo antitumorale importantissimo, perché succede questo, che riduce, è in grado di ridurre la formazione di ormoni, soprattutto per le donne, quindi questo riguarda il rischio di tumore alla mammella, all'utero, e l'ovaio, è in grado di ridurre la formazione di estrogeni che aumentano appunto il rischio di questo tipo di tumore.
C'è un dato estremamente positivo e interessante, che è una novità che è emersa in questi ultimi anni. Tutto quello che abbiamo detto, quindi un'alimentazione salutare e un'attività fisica adeguata, non solo può prevenire, aiutare a prevenire il tumore a chi non l'ha mai avuto, si calcola che il 30% dei tumori siano prevenibili adottando uno stile di vita salutare, quindi sono numeri enormi. Vorrebbe dire in Italia, per avere un'idea, circa 80.000 malati in meno all'anno, quindi sostanzialmente rappresenta una vera e propria cura preventiva. Ma anche le persone che, terminate le terapie, si avviano verso il processo di guarigione, perché non dimentichiamoci che fortunatamente più della metà dei pazienti oncologici diventano lungo sopravviventi o onconauti, come dopo racconteremo. Bene, in queste persone uno stile di vita salutare si è scoperto avere la valenza proprio di una terapia. Quindi è in grado non solo di migliorare il benessere, ma anche di ridurre le probabilità che la malattia possa recidivare. Lei è direttore scientifico di un'associazione, appunto, gli onconauti, dove vi occupate proprio di seguire il percorso di chi ha avuto questo tipo di problema. E che cosa fate esattamente? Guardi, dopo tanti anni che mi occupavo di assistenza e di terapia di tumori, ho cominciato, come tanti altri oncologi, a occuparmi di una grande mancanza nell'offerta del sistema sanitario nazionale, e che è la riabilitazione oncologica. Vale a dire, guarire da un tumore, che è una bellissima cosa, spesso lascia delle cicatrici, sia fisiche sia psicologiche, che richiedono un supporto per essere superate, altrimenti c'è un grosso problema di qualità di vita e si rischia di trasformare le persone guarite in malati cronici. E quindi l'associazione degli onconauti si occupa proprio di questo, organizza dei corsi di riabilitazione integrata per i pazienti oncologici che hanno terminato i trattamenti. Quindi si tratta di un intervento assolutamente non sostitutivo, questo è bene dirlo per fugare ogni dubbio, del tradizionale approccio oncologico, ma che è complementare. È quello che in altri paesi, come ad esempio gli Stati Uniti, è ormai diventato uno standard. E quindi, terminati i trattamenti, tutti i pazienti che hanno delle difficoltà, non riescono a recuperare il livello di benessere precedente, possono essere inseriti in questo tipo di percorsi, e con dei risultati veramente eccellenti. Sono risultati che abbiamo pubblicato e che ci hanno fatto vedere come, dopo, il corso dura 3 mesi, è gratuito per i partecipanti e comprende delle sedute settimanali di yoga, degli incontri di tipo psico-nutrizionale con una dietologa per cambiare un po' l'atteggiamento verso il modo di alimentarsi, e un supporto psicologico e, per chi lo necessita, un fisioterapista che è a disposizione per trattamenti specifici, individuali, mentre invece le altre sedute vengono fatte di gruppo. E dopo i 3 mesi i risultati sono stati questi: circa il 90% dei partecipanti ha avuto un significativo miglioramento della qualità di vita, che appunto ha dato una significatività statistica soprattutto nel recupero dell'energia e nella riduzione delle tensioni psicologiche delle ASL, che sono fra i più importanti, più frequenti disturbi in quelli che noi chiamiamo gli onconauti. Gli americani li chiamano cancer survivors. Da noi è un po' difficile usare un termine di questo genere, e quindi onconauti sottintende la necessità di fare un viaggio che a volte è anche molto lungo, 5-10 anni, prima di avere la certezza del recupero della salute, ma che è un viaggio che appunto ha delle prospettive positive, che è un viaggio che è bene non fare da soli. E quindi l'associazione vuole dare proprio questo, vuole dare un punto di riferimento, e l'obiettivo finale è far sì che ogni persona, ogni onconauta, diventi un soggetto attivo nella cura di sé e nella propria riabilitazione, e che possa diventare anche poi maestro degli altri, perché può trasmettere delle strategie positive che possono essere utili ad altre persone.
chi volesse prendere contatti con la vostra associazione, come potrebbe farlo? Avete un sito internet? Noi abbiamo un sito internet, per cui onconauti.it, e quindi ci possono trovare su internet. La sede è vicino all'ospedale maggiore, in via Paolo. Di Bologna, precisiamo. Di Bologna. L'associazione è convenzionata con la USL Bologna proprio per la promozione dello stile di vita salutare in questa particolare fascia di persone che ormai rappresentano, non dimentichiamolo, il 3-4% della popolazione italiana, quindi è diventato un problema assolutamente frequente. L'associazione garantisce anche percorsi di supporto per i familiari e diciamo, l'innovazione che abbiamo portato, il contributo che abbiamo portato in questa realtà è proprio l'integrazione delle terapie complementari, delle tecniche mente-corpo, con quello che è l'approccio tradizionale che si è sempre usato nella riabilitazione. E questa è l'arma vincente, perché realmente permette di migliorare il benessere della maggior parte delle persone. Immagino che la vostra associazione si basi sul lavoro dei volontari, quindi c'è un modo per chi volesse aiutarvi o devolvere? Assolutamente sì. Noi cerchiamo volontari sia per le iniziative promozionali, per esempio in questi giorni siamo allo stadio di Bologna, a cui vanno tutti i miei auguri, vista la situazione, proprio per offrire le uova di Pasqua dell'associazione a chi fosse interessato. Quindi iniziative promozionali e l'attività di organizzazione dei corsi che richiedono comunque tutta una ovviamente una gestione molto complessa, i docenti ovviamente sono dei professionisti molto qualificati e anche nell'ambito della ricerca su questo particolare abbiamo un centro studi che si occupa appunto di ricerca sulle tecniche mente-corpo nell'ambito dell'oncologia. E quindi chi fosse interessato a uno di questi tre ambiti sicuramente ci può contattare, i numeri li potete trovare su internet e gli apriremo le braccia perché c'è tantissimo da fare, le richieste sono molte e ci stanno venendo richieste anche da fuori Bologna perché, come le dicevo prima, è un problema talmente diffuso, talmente importante ed un bisogno così profondo ormai nella nostra società, cioè essere aiutati a recuperare il livello di benessere precedente, a recuperare la fiducia in noi stessi, a reinserirci nel lavoro, a superare le difficoltà di coppia dopo un percorso così difficile come quello delle terapie che vengono fatte per guarire una neoplasia. Quindi sicuramente sono interventi che richiedono spesso un grosso supporto di tipo psicologico e anche di tipo fisico. Lo yoga, da questo punto di vista, sicuramente rappresenta un aiuto indispensabile, ma il cambio di stile di vita, un'alimentazione corretta, il muoversi di più, lo stare insieme sono ingredienti altrettanto importanti. Bene, ringraziamo il dottor Giordani per essere stato con noi e buon lavoro. Bene, grazie.